Story Campus vede una fitta rete di comuni dell'Alta Valle del Laterno che collaborano in una sinergia vincente. Ad attivare il progetto è stato quello di Scoppito. Un modo per far conoscere i territori, questo, per rientrare anche nel discorso di città-territorio, per riscoprire tradizioni spesso dimenticate, la storia dei comuni, dei popoli. Il materiale che si produrrà infatti in questi 8 giorni, dal 20 al 27 luglio, sarà lasciato come sorta di eredità ai comuni che potranno utilizzarlo per promuovere e valorizzare sempre di più i loro territori. Purtroppo i comuni sono stati colpiti dal terremoto e non solo da uno. Molti centri storici sono spopolati, altri rischiano lo spopolamento. È importante per questo riportare le persone a vivere i centri storici dei comuni, riscoprendo la bellezza, con eventi che chiedono gli amministratori siano spalmati per tutto l'anno e proseguano negli anni successivi. È un'occasione importante perché attraverso il recupero di storie, attraverso una serie di collaborazioni con professionalità importanti dal punto di vista della fotografia, della ricerca, del giornalismo, cerchiamo di recuperare le radici di questo territorio in prospettiva di farne un elemento per lo sviluppo turistico del territorio stesso. È un progetto che nasce, diciamo, dalla collaborazione del Comune di Scoppito con alcuni professionisti che già operavano in questo settore e che abbiamo voluto estendere a tutta l'area omogenea 2, quindi da Campotosto a Torni in Parte. Dare continuità a questo tipo di progetti che veramente, ecco, riportano i veri valori storico-culturali dei nostri borghi, che purtroppo in questo momento hanno risentito in maniera veramente esponenziale degli eventi sismici e sono praticamente, non dico spopolati al massimo, ma siamo molto vicino per causa di inagibilità. Quindi bisogna dare continuità a questi eventi socioculturali che, ecco, vanno a riscoprire quello che è la storia, le tradizioni dei nostri popoli e ridanno, ecco, vigore ai nostri territori. Queste iniziative che soprattutto fanno conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro territorio, sono iniziative che vanno comunque sia tramandate, ripetute e soprattutto a riuscire a cercare, diciamo così, di in qualche modo fermare questo tipo di spopolamento e questa perdita di valori, di cultura che purtroppo con il tempo si sta verificando. Il far riscoprire il territorio da vari punti di vista, non solo naturalistico e culturale, ma anche le storie vere del territorio, dalle usanze ai prodotti tipici, ai piatti tipici. Spero che partecipino i ragazzi del territorio, Marete, Pizzo, Scoppito, tutti i ragazzi che facciano le domande, perché spero e credo possano lasciare all'interno di queste persone l'input per poi fare nuovi progetti e comunque crescere sia culturalmente che, come dire, come una formazione totale che li possa aiutare a far valorizzare il nostro territorio.